Siamo con il professor Raul Pupo, storico dell'età contemporanea dell'Università di Trieste. Professore, cosa sono state le foibe in poche parole e soprattutto quante sono state le vittime? Una stima esatta delle vittime è impossibile farla perché la documentazione non lo consente. Possiamo dire certamente alcune migliaia di scomparsi. Perché uso il termine scomparsi? Perché le persone che sono cadute vittime delle varie ondate di repressione, nell'autunno del 1943 sono state effettivamente uccise e i loro corpi gettati poi nelle cavità carceriche. Nel 1945 invece per la maggior parte sono state arrestate e deportate. Una parte di queste certamente è stata uccisa e i corpi poi gettati nelle cavità carceriche, ma delle altre semplicemente si è perso ogni traccia. E anche in questo momento molti dei familiari non sono in grado di sapere che fine hanno fatto ai loro parenti. Le foibe sono due episodi di violenza politica di massa nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945, poi finiscono queste grandi ondate che fanno migliaia di morti. Nel dopoguerra istriano ci sono ancora moltissimi episodi di violenza, ma ad un livello di intensità molto più basso, evidentemente. C'è la minaccia, no? Per cui la minaccia per gli oppositori, per i dissidenti o per chi comunque non era d'accordo col regime, di fare una brutta fine. In questo senso si poteva dire che le foibe erano sempre aperte, ma non ci sono state ondate di violenza di massa. Il fenomeno importante, il fenomeno che ha cambiato completamente le sorti della terra adriatica, è l'esodo, in base alla quale la quasi totalità della componente nazionale italiana ha dovuto abbandonare le sue sedi di insediamento storico e trasferirsi in Italia. Quello sì, quello ha mutato completamente la faccia del territorio dal punto di vista Ma come storico. mai l'accoglienza poi degli italiani che arrivavano qui sulla penisola è stata così, diciamo, brutta? Ma diciamo che è stata mista. Ci sono stati tanti episodi, ad esempio ci sono state moltissime gare di solidarietà promosse dagli enti locali oppure da associazioni oppure dalle diocesi in moltissime città d'Italia. Contemporaneamente ci sono stati anche episodi di rifiuto, alcuni episodi di rifiuto su base ideologica, i militanti comunisti ritenevano che tutti gli italiani che scappavano dalla Jugoslavia dovessero essere fascisti, altrimenti sarebbero rimasti là, e anche episodi di rifiuto antropologico. Di rifiuto del diverso che viene, perché vale sperduta da qualche parte, insediato un gruppo di persone che parlano altro dialetto e vengono rifiutate così come vengono rifiutati tanti stranieri oggi. Professore, cosa può dirci della Chiesa in Istria nel dopoguerra? Secondo dopoguerra la Chiesa in Istria è stata perseguitata, il regime era un regime comunista che perseguitava la Chiesa in tutto il paese. Nella Venezia Giulia, cioè nei territori rivendicati dal governo jugoslavo, in realtà fino al 1947 c'è una sorta di sospensione delle ostilità da parte del Partito Comunista del governo nei confronti del clero sloveno e croato. Perché il clero sloveno e croato era stato storicamente uno degli artefici del movimento nazionale sloveno e croato. Era stato il punto di riferimento per i sloveni croati durante l'oppressione fascista e si era schierato a favore del movimento di liberazione e si schiera nel dopoguerra a favore dell'annessione del territorio di Jugoslavia. E quindi questi sacerdoti hanno la possibilità di esercitare liberamente il loro ministero. Dopo il 1947, però, una volta che il risultato è stato acquisito, cioè che il territorio è stato annesso alla Jugoslavia, la musica cambia immediatamente e quindi la persecuzione religiosa si estende anche al clero sloveno e croata. È una persecuzione dura, Persecuzione dura che non vuol dire soltanto arresti, sequestro di beni, ma vuol dire anche uccisioni. Ci sono dei martiri, uno dei martiri è Don Bonifacio che viene rapito e poi ucciso, e poi c'è l'episodio della cresima in un paesino che si chiama Lanischie, in cui viene ucciso un sacerdote, Don Miro Bulesic, e l'altro che era l'incaricato del vescovo per celebrare le cresime, si salva solo perché lo credono morto, ma anche il vescovo di Trieste e Capodistria viene asserito e bastonato. La stessa cosa avviene a Gorizia, nella parte di Gorizia che è annessa alla Jugoslavia, cioè Salcano. L'amministratore apostolico è stato mandato, che è uno sloveno, anche lui per due volte viene picchiato e buttato fisicamente oltre il confine italiano. E poi ci sono altri morti nella Valle delle Sonze, quindi è una persecuzione molto dura. Un'ultimissima domanda riguarda i nazionalismi. In particolare, durante una sua ultima conferenza il 10 febbraio scorso, aveva avuto modo di approfondire la figura di D'Annunzio, il suo nazionalismo e anche la contrapposizione, o meglio, il pensiero della Chiesa distorto. Cosa ci può dire su questo celebre poeta? Sì, D'Annunzio non è soltanto un nazionalista, D'Annunzio è l'inventore della mistica della patria. Allora, la religione della patria non l'ha inventata lui, l'hanno inventato già durante il Risorgimento, in tutta Europa nel corso dell'Ottocento viene creata questa nuova divinità, la patria,
in omaggio alla quale si celebra tutta una serie di riti che sono presi pari pari dalla tradizione cattolica. D'Annunzio fa un salto in più, prende le preghiere migliori della tradizione cattolica e le traduce sostituendo al Dio cattolico il Dio della patria, ma è un altro tipo di Dio, un Dio sanguinario, un Dio che vuole la guerra, che vuole la conquista, che vuole l'impero, che vuole sangue. Ecco, se lei legge alcuni dei celebri discorsi di D'Annunzio, delle stesse preghiere di D'Annunzio, lei vede che una collezione di bestemmie è come credo non ci sia uguale nella storia della letteratura italiana. Grazie. Ecco, la sua opera, come anche quella di altri studiosi, è stata quella di salvare, no, le tracce storiche di questa tremenda vicenda. Com'è adesso il lavoro? Come continua il lavoro di recupero e di diciamo, raccolta e sistemazione dei dati? No, devo Anche da distinguere varie cose. Per quanto riguarda la ricerca degli scomparsi, non ci sono grandi progressi perché dal momento che i documenti sono quelli che conosciamo, non ce ne sono di nuovi, temo non sarà possibile avere grandi novità. Forse qualcosa, ci sono dei gruppi che lavorano su questo, c'è l'associazione Concordia e Pax Fidorizia, ad esempio, che lavora anche se sono accaduti, però si riuscirà a recuperare qualcosa, non molto. Dal punto di vista interpretativo, invece, il problema è stato risolto fin dagli anni 90 del secolo scorso, quindi anche su questo fronte non c'è moltissimo da capire di più. Si è trattato di una grande ondata di violenza politica, assolutamente simile a quella che nel medesimo momento si è registrata nelle zone contigue della Slovenia e della Croazia. Anzi, potremmo dire che è l'estensione alla Venezia Giulia di quello che accadeva nel resto della Jugoslavia durante la guerra di liberazione, che è stata anche guerra civile.